è emerso quello che è ora che emergesse nel paese, cioè che sono emersi i numeri, perché fino ad oggi, vedo anche a seguito del dibattito che c'è stato ieri in Senato, c'è il tentativo veramente di dare una rappresentazione che non è in linea con quelli che sono poi i dati di fatto. Allora abbiamo semplicemente spiegato che non è vero che sono 50.000 i senza tetto all'Aquila, perché i 29.000 persone che sono destinatari del contributo autonomo a sistemazione sono per gran parte proprietari delle BLC che hanno ricevuto il contributo e quindi stanno facendo i lavori per le loro abitazioni, quindi sono senza tetto, ma sono loro che devono portare avanti la ristrutturazione entro 6 mesi, come gli è stato prescritto per legge. E purtroppo molti non sono non stanno rispettando i tempi e devono sapere che perdono il contributo di autonoma sistemazione, se sono negli alberghi perdono il diritto a stare negli alberghi. E quindi accelerare, rivolgersi alle imprese che sono in grado di portare avanti i lavori, non quelle che hanno fatto incetta magari di commesse senza avere un'organizzazione sufficiente. Abbiamo spiegato quindi che i veri senza tetto, cioè coloro che sono proprietari delle case e che quindi case E significa che avranno un tempo lungo di permanenza al di fuori della propria abitazione, pur avendo magari il diritto al contributo, sono 600, che sono i nuclei monofamiliari, per cui il Comune dell'Aquila decise, facendo una scelta che io condivido, cioè decise di favorire tutto il possibile rientro da parte dei nuclei familiari che avessero bambini, che avessero comunque persone in età produttiva, in età lavorativa, in maniera tale da poter riprendere anche materie socio-economiche. Poi abbiamo fatto giustizia su quelli che sono i numeri della ricostruzione, ma ci sono 12.000 cantieri aperti all'Aquila, ci sono 80 interventi del proprietariato, cantieri del proprietariato delle opere pubbliche che sono stati ultimati, 9 che sono in gara d'appalto, 18 che saranno appaltati entro il 31 dicembre, stiamo parlando di 200 milioni di euro di opere. La ricostruzione è iniziata. Ma ci mancherebbe altro che non sia iniziata. Quindi abbiamo dato una sfilza di numeri in maniera tale che anche i più, come posso dire, più inveterati rappresentatori di si tratta di formi della realtà debbano tornare indietro. Si è parlato anche dei 700 milioni di euro per l'emergenza. Guardi, soldi, io vorrei che ogni giorno potessi, anzi lo farò, ogni giorno pubblicherò lo stato del conto di contabilità speciale del commissario per vedere quanti ne vengono poi assorbiti dai soggetti attuatori. Lo ripeto, i soggetti attuatori sono i comuni, sono i sindaci, sono il proprietario delle opere pubbliche. Noi abbiamo 714 milioni di euro per i contributi diretti, abbiamo un miliardo e mezzo di euro presso la Cassa Depositi e Prestiti, quindi il sistema bancario, per i contributi diretti verso la prima casa che hanno un tetto fino a 200 mila euro per ciascuna pratica. Insomma, abbiamo soldi che possono essere veramente tirati, come si dice in gergo tecnico, e che non sono tirati. Quindi i soldi non sono un problema in questo momento, saranno un problema tra 2 anni, tra 3, tra 4, non lo so, ma in questo momento non sono un problema e quindi non si può dire che la ricostruzione non ha i fondi a disposizione. Terzo aspetto, abbiamo sottolineato che c'è il problema dell'emergenza, c'era ed è stato risolto, nel senso che abbiamo convinto il Ministero dell'Economia e la Ragioneria generale dello Stato a trasferire 80 milioni di euro, che stanno andando ad aggiungere i 60 che abbiamo ancora a disposizione per l'emergenza, per arrivare a una somma tale da poter pagare gli alberghi e il contributo autonomo a sistemazione che residuano. Però per il resto voglio dire, quello che volevo dimostrare è che la ricostruzione è partita e che basta, che perché danneggia l'immagine della ricostruzione aquilana, degli aquilani, degli abruzzesi. Non è vero che la ricostruzione non è partita, è partita. Se nel centro storico le telecamere continuano ad andare lì, nel centro storico, a vedere che dopo tutti i lavori di messa in sicurezza non ci sono ancora i cantieri che sono partiti per la ristrutturazione, beh, è inutile prendersela col governo. Intanto dovrebbero passare subito a chiedere al comune se i piani di ricostruzione sono pronti. I piani di ricostruzione sono dei fatti necessari, antecedenti rispetto alla cantierizzazione delle opere. Quindi direi che bisogna fare un'operazione verità, però non con i dati e non con le argomentazioni, perché in politica le argomentazioni non sempre possono essere poi provate, i dati invece è difficile confutarli.